Determinata cosca dedita a coltivare droga. A capo c'era Emanuele Mancuso, figlio del boss Pantaleone. Ucciso esponente di una cosca, grave un bambino. Rossano porge l'ultimo saluto alle vittime della tragedia sulla A1 avvenuta qualche giorno fa. L'Unione per la difesa dei consumatori chiede l'intervento dell'ANAS per la galleria dei Due Mari. Il presidente Confesercenti di Reggio Calabria, Aloisio, incontra il prefetto Michele Di Bari. L'onorevole Luigi Fedele aderisce all'Unione di Centro della Calabria. Marco Rizzo a Siderno incontra i comunisti e i cittadini. Polistena, presentazione del libro Cagin, la tenda sotto la luna di Enzo Infantino e Tania Paolino. Rosarno, consegnati al PIRIA i diplomi del corso serale dell'Istituto Tecnico Economico. Presentato a Polistena nel libro In nome di Dio e della Patria del famoso giornalista Rai Piero Badaloni. La pallavolo Franco Tigano Palmi ufficializza il primo colpo del mercato nero-verde per la prossima stagione di Serie B. Buonasera e benvenuti all'edizione di oggi di Piana News, il notiziario di Piana TV. Cronaca. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone ritenute responsabili di appartenere ad un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico. 8 sono andati in carcere, 9 ai domiciliari e 1 ha avuto l'obbligo di dimora. Altre 21 persone sono indagate in stato di libertà. A capo dell'organizzazione per l'accusa c'era Emanuele Mancuso, figlio di Pantaleone, esponente di spicco dell'omonima cosca. L'uomo acquistava online semi di canapa indiana. Nel corso delle indagini sono state sequestrate 26.000 piante per un valore sul mercato di circa 20 milioni di euro. È stato accertato anche che Mancuso controllava i terreni destinati alla coltivazione tramite droni. Alle indagini hanno contribuito le dichiarazioni dello stesso Mancuso, diventato collaboratore di giustizia. Il servizio. 18 persone ritenute far parte di un'associazione dedita al narcotraffico. Altrettante perquisizioni eseguite in diverse province italiane nelle sedi di una società che vende online semi di canapa indiana e a carico delle quali sarà anche notificato un provvedimento di sequestro preventivo. Questi i numeri dell'operazione Giardini Segreti, blitz scattato stamani e che, coordinato alla procura distrettuale antimafia di Catanzaro, ha portato alla notifica di 18 misure cautelari a carico di altrettante persone a cui viene contestato appunto, ed insieme ad altri 21 indagati, il reato di associazione a delinquere dedita al narcotraffico e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato con il supporto del Servizio Centrale Operativo, insieme alle squadre mobili di Catania, Catanzaro, Cosenza, Messina e Reggio Calabria, dei reparti prevenzione crimine di Vibo, Cosenza e Siderno, dell'unità cinofila di Vibo e del reparto volo di Reggio Calabria. Le perquisizioni sono state eseguite in particolare tra Alessandria, Brescia, Caltanissetta, Catania, Chieti, Genova, Imperia, Lecce, Milano, Napoli, Salerno e Savona. Un pregiudicato, Giuseppe Fabio Gioffredi, 39 anni, presunto esponente dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, è stato ucciso in un agguato in un terreno di sua proprietà in località Venere di Seminara. Nell'agguato è rimasto gravemente ferito un bambino di nazionalità bulgara di 10 anni che si trovava accanto a Gioffre e che è stato ricoverato con prognosi riservata negli ospedali riuniti di Reggio Calabria. A compiere l'agguato sarebbero state due persone che erano armate di fucili caricati a pallettoni. Gioffre è morto all'istante, il bambino invece è stato soccorso da alcune persone che sono accorse sul posto e portato d'urgenza in ospedale. I carabinieri della stazione di Rione Modena di Reggio Calabria hanno arrestato il latitante Berlingeri Donato, 46enne lametino, poiché si era sottratto ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel mese di giugno dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme.
a conclusione di un'attività di indagine condotta dal commissariato di Polizia di Stato di Lamezia Terme, poiché è ritenuto responsabile del reato di associazione a delinquere finalizzata a furti e alla ricettazione. In particolare, i carabinieri rintracciavano il Berlingeri a seguito di un'attività info-investigativa presso l'abitazione della suocera, mentre era intento a pitturare l'appartamento. L'arrestato veniva tradotto presso la casa circondariale di Reggio Calabria Arghillà a disposizione dell'autorità giudiziaria. E spostiamoci a Rossano, che nella serata di giovedì 19 luglio si è fermata per l'ultimo saluto alle tre vittime dell'incidente stradale avvenuto sulla 1 domenica 15 luglio, in cui hanno perso la vita Stanislao Acri, 35 anni, la moglie Daria Stella Olivo e il piccolo Pier Emilio Acri, di appena 6 mesi. L'intera comunità locale, non solo, si è stretta al dolore della famiglia Acri Olivo. I negozi sono stati chiusi per lutto cittadino. Ai funerali celebrati dal Monsignor Giuseppe Satriano nella parrocchia Maria Madre della Chiesa allo Scalo di Rossano hanno preso parte, oltre ai familiari e ai tanti amici, l'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno, in rappresentanza della Regione Calabria, il subcommissario del Comune Unico di Corigliano Rossano, Donato Michele Lizzano, il dirigente del commissariato di Rossano, Giuseppe Massaro, il comandante della Polizia Municipale del Comune Unico, Arturo Levato, il sindaco uscente, Stefano Mascaro, il dirigente Giuseppe Passavanti e il sindaco di Paludi, Domenico Baldino. La città di Rossano si è fermata ieri per l'ultimo saluto alle tre vittime dell'incidente stradale avvenuto sulla 1 domenica 15 luglio, in cui hanno perso la vita Stanislao Acri, avvocato di 35 anni, la moglie Daria Stella Olivo, avvocato anch'ella, e il piccolo Piermilio Acri, di appena 6 mesi di vita. L'intera comunità locale non solo si è stretta al dolore della famiglia Acri Olivo, negozi chiusi per il lutto cittadino, ai funerali celebrati a Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo della diocesi di Rossano Cariati, nella parrocchia Maria Madre della Chiesa dello Scalo di Rossano, hanno preso parte, oltre ai familiari e ai tanti amici, l'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno, in rappresentanza della Regione, il subcommissario del Comune Unico Donato Michele Lizzano, il dirigente del commissariato di Rossano Giuseppe Massaro, il comandante della Polizia Municipale del Comune Unico Arturo Levato, il sindaco uscente Stefano Mascaro, il dirigente Giuseppe Passavanti e il sindaco di Paludi Domenico Baldino. Presente anche una nutrita rappresentanza del Movimento 5 Stelle, in cui Stanislao si era candidato a sindaco nelle ultime elezioni amministrative del 2016 nella città di Rossano. Significativo il messaggio del padre arcivescovo nel corso della sua omelia, in cui ha rimarcato la sua totale vicinanza alla famiglia per l'accaduto e ha voluto ringraziare allo stesso tempo e pubblicamente il commissario prefettizio Domenico Bagnato per aver voluto il lutto cittadino. Molto significativi tra l'altro i messaggi letti al termine della Santa Messa da alcuni amici e colleghi sia di Stanislao che di Daria. Da segnalare inoltre il picchetto d'onore formato dagli agenti della Polizia Municipale in grande uniforme dinanzi ai feretri. Tanta la commozione all'uscita delle tre bare, accompagnate da lunghi applausi e lacrime di dolore con il lancio dei palloncini bianchi in cielo, in cui l'intera popolazione rossanese ha manifestato la propria vicinanza e solidarietà nei confronti dei familiari. Le offerte raccolte prima e durante la messa saranno donate in beneficenza al reparto di pediatria dell'ospedale Sport di Corigliano Rossano. Una scelta, quella della famiglia, che è stata condivisa pienamente da quanti hanno preso parte al rito funebre nella parrocchia dello Scalo. Trattasi di una vera e propria emergenza che riguarda sia la mobilità che la sicurezza degli stessi utenti. Queste le parole del presidente regionale di Unione per la Difesa dei Consumatori Calabria, Peppino Ruberto. In passato è già stato segnalato questo problema, ma poco sembra essere stato fatto a tal proposito. Numerosi sono stati gli interventi ritenuti decisivi per risolvere il problema, ma la situazione in cui imperversa ad oggi la galleria Limina è insostenibile. Per questo motivo è stato necessario richiedere l'intervento dell'ANAS Calabria per l'immediata manutenzione del tratto stradale in questione. Sono ormai all'ordine del giorno le segnalazioni dei moltissimi utenti che lamentano gravi disagi nell'attraversare la galleria sulla strada statale 682 Ionio Tirreno. Ci auguriamo che il nostro appello non rimanga inascoltato, conclude Ruberto, poiché disagi simili possono arrecare ingenti danni.
economici, ma anche di immagine per la nostra bella Calabria. Confesercenti di Reggio Calabria ha richiesto al prefetto Michele Di Bari una particolare attenzione sul tema dell'abusivismo commerciale e mercatale, che negli ultimi anni è in progressiva espansione in tutto il territorio metropolitano. Secondo l'associazione, datoriale anche per l'insufficiente attività di controllo e repressione da parte degli enti locali. La preoccupazione manifestata da Confesercenti è stata immediatamente recepita dal prefetto, che ha assicurato una tempestiva azione di supporto coordinata dal questore Raffaele Grassi. Grande soddisfazione al termine dell'incontro è stata espressa dalla delegazione guidata dal presidente di Confesercenti, Claudio Aloisio, che ha dichiarato: «Voglio innanzitutto ringraziare il prefetto Di Bari per la disponibilità e la sensibilità istituzionale dimostrata. L'abusivismo, continua Aloisio, è un fenomeno frequentemente sottovalutato dall'opinione pubblica. Esso invece, oltre ad essere spesso contiguo o addirittura controllato da consorterie criminali, crea rilevanti danni economici e sociali al sistema paese». Parliamo ora di politica. Aderisco all'UDC consapevole di approdare in un partito con un'identità ben definita, con una storia e una tradizione chiare ed immutabili ed uno sguardo già proiettato al futuro. Così Luigi Fedele, già deputato, presidente del Consiglio regionale ed assessore ai trasporti, annuncia la sua imminente adesione al partito guidato da Lorenzo Cesa. Per il coordinatore regionale Francesco Talarico, l'ingresso di Luigi Fedele nell'UDC rappresenta per noi una garanzia politica di esperienza e professionalità al servizio della comunità. Il Partito Comunista è in prima fila nella lotta dei lavoratori contro gli interessi dei padroni, cercando di cogliere le istanze delle masse popolari e nell'ottica di voler dar voce a lavoratori, disoccupati, studenti e pensionati, si colloca l'iniziativa che si terrà a Siderno il 27 luglio presso la sala del Consiglio Comunale, dove il segretario generale Marco Rizzo incontrerà i comunisti e i cittadini della Locride in un dibattito aperto sulle problematiche che attanagliano la società locale e nazionale. Passiamo ora alle notizie di cultura e spettacolo. Venerdì 27 luglio alle ore 21:30 nel giardino del Museo archeologico dell'antica Kaulon, situato a pochi chilometri dal centro cittadino di Monasterace, si terrà come prima manifestazione nell'ambito delle serate del piano di valorizzazione MIBAC 2018 il concerto Candalia by the Jasmine Coast del cantautore, percussionista e attore. È stato presentato a Police nel libro scritto a quattro mani da Enzo Infantino e Tania Paolino, Cajin, la tenda sotto la luna. Vediamo il servizio. È stato presentato a Police in Piazza della Repubblica nel corso della settima edizione del Festival della Pace tra i Popoli il libro di Enzo Infantino, Cajin, la tenda sotto la luna. Il libro racconta storie vere di profughi siriani in territorio greco che lo stesso autore ha visitato vedendo da vicino la realtà nuda e cruda di chi scappa dai paesi perennemente in guerra. Presente alla manifestazione l'assessore alla cultura Nelly Creazzo, l'assessore con delega alla pace Valentina Martello, la delegata di Emergency della sede di Polistena Valeria Carmineo, il sindaco Michele Tripodi e Don Pino De Masi, referente di Libera Calabria. Ha chiuso i lavori Enzo Infantino, autore del libro. Enzo Infantino questa sera a Polistena a presentare il suo lavoro, coautore di un libro, Cajin e la tenda sotto la luna. Di cosa tratta Enzo? Questo è un libro che racconta le persone in carne ed ossa, le storie di uomini, di donne, di bambini, di anziani che sono state costrette a fuggire dalla loro terra, a lasciare le loro case distrutte a causa appunto di un conflitto che è ancora in corso in Siria. Noi abbiamo voluto dare anima e corpo a questa loro sofferenza, spesso diciamo inascoltata dai paesi europei, persone che sono state costrette a vivere per lunghi mesi in campi profughi, in questo caso in Grecia, e che hanno chiesto e chiedono tuttora, perché quei campi profughi non sono stati chiusi,
di riuscire a trovare una nuova vita, una nuova speranza di vita. Spesso queste persone si portano dietro pregiudizi, luoghi comuni. Viviamo in un tempo in cui prevale l'odio e la paura nei confronti di persone appunto che fuggono da questi contesti, da questi scenari di guerra e di fame. Noi abbiamo provato appunto a raccontare le loro vite, quali erano le loro vite precedentemente alla loro necessità di salvare la loro esistenza, e cioè quindi fuggire dal conflitto siriano. Noi speriamo che attraverso questo lavoro narrativo che abbiamo fatto assieme a Tania Paolino di riuscire a rompere questo pregiudizio nei loro confronti. Strettamente attuale il contenuto del libro? Sì, il titolo, noi abbiamo scelto questo titolo, Kajin. Kajin è una bambina di un curdo siriano fuggito da Aleppo, che io ho conosciuto nel campo profughi di Idomeni, con il quale poi si è stretta una fraterna amicizia. Kajin è il simbolo di un popolo che prova in qualche modo a resistere nonostante sia stata costretta a fuggire dalla loro terra. È una bambina che è stata concepita in questo campo profughi infernale e che vuole, attraverso questo racconto, appunto questo libro, vuole lanciare un messaggio di speranza a tutti quelli che in qualche modo provano, diciamo, a trovare una nuova speranza di vita. Ecco, questo è il messaggio che noi abbiamo voluto dare con Tania in questo libro. Finisce bene il... Molte storie per fortuna finiscono bene, altre ancora non sono concluse, perché molti bambini, molte persone sono rimaste nei campi profughi perché l'Europa li costringe a vivere in quelle condizioni, perché sono stati bloccati i ricollocamenti e sono stati bloccati i ricongiungimenti. Ecco, noi dobbiamo provare in qualche modo a immedesimarci nella sofferenza di quelle persone per cercare di dare anche una risposta concreta. Non vengono qua in Europa per rubarci il lavoro o rubarci le case o per cambiare i nostri stili di vita, sono stati costretti a venire in Europa per cercare di salvare le loro esistenze, spesso lo fanno anche a rischio della loro stessa vita, utilizzando barconi, gommoni. Quanti morti abbiamo conosciuto in questi anni, in questi mesi, di persone che hanno appunto provato a salvare la loro esistenza e sono morti in mare e non ce l'hanno fatta. Ecco, loro ci hanno raccontato, ne lo diciamo in questo libro, che un giorno vorrebbero tornare nella loro terra. Ovviamente ci deve essere una condizione, che i paesi occidentali, che sono tra i responsabili principali di quei conflitti, si parla tanto del conflitto siriano, di quello in Libia, ma non si parla del conflitto in corso nello Yemen, i paesi occidentali hanno una grossa responsabilità, in questo libro non lo denunciamo, denunciamo la responsabilità dei paesi occidentali, e poi però quando arrivano in Europa respingiamo quelle persone che sono state costrette a fuggire appunto a causa di guerre che noi stessi abbiamo provocato. Progetti per il futuro, Enzo? Progetti per il futuro a settembre, e io tornerò nei campi profughi in Libano, andrò in Libano nei campi profughi palestinesi, dove ogni anno mi reco con un progetto per portare sostegno, diciamo, al popolo palestinese che vive in Libano, 500.000 rifugiati che vivono in Libano da tantissimi anni, e anche ai rifugiati siriani che si trovano nella valle della Bekaa in Libano. Ce ne sono circa 1.200 rifugiati che ancora non hanno trovato una soluzione per la loro domanda, diciamo, di vivere in una condizione normale la loro esistenza. E spostiamoci a Rosarno. Si è concluso l'anno scolastico del corso serale dell'Istituto Tecnico Economico Piria di Rosarno e Laureana di Borrello. L'anno si è concluso con la consegna dei diplomi ai primi maturati del corso serale per adulti e lavoratori. Vediamo il servizio. Cerimonia di consegna dei diplomi alla classe quinta IT del corso serale, che ha dato grandissime soddisfazioni al dirigente scolastico, al coordinatore del corso, il professore Sergio Talarico, e a tutti i docenti presenti quest'oggi.
Il grazie va soprattutto appunto ai docenti che hanno dato un contributo alla vostra formazione culturale, umana e civile. Nei locali dell'auditorium del Liceo Scientifico Raffaele Piria di Rosarno si è concluso ufficialmente l'anno scolastico per gli studenti del terzo periodo, quinta classe del corso serale dell'Istituto Tecnico Economico di Rosarno e Laureone di Borrello. Con un'emozionante cerimonia, la dirigente Maria Rosaria Russo ha consegnato il diploma di scuola secondaria di secondo grado indirizzo amministrazione, finanza e marketing ai primi maturati del corso serale per adulti e lavoratori. Grande soddisfazione della preside Russo, che nel discorso iniziale ha ringraziato il corpo docente che ha affrontato questo percorso scolastico. Il corso serale superiore di Laureana di Borrello è un'opportunità per chi vuole riprendere gli studi e riqualificare la propria vita, immettendosi nel mondo del lavoro. È stato un anno intenso, quindi con intenso intendo faticoso, difficile, ma pieno di gratificazioni, soddisfazioni, come lei ha già detto. E abbiamo lavorato, abbiamo dato l'anima in tutte le classi, ma nello specifico parliamo della quinta, cercando di arrivare a quelli come una famiglia che si propone un solo obiettivo. Quello innanzitutto di creare un'atmosfera armoniosa, un'atmosfera in cui che sia di stimolo allo studio, al raggiungimento delle competenze, nel caso specifico al raggiungimento di un diploma che è veramente un dono, un'opportunità che è stata data a questi ragazzi che hanno ragazzi o meno ragazzi, ma sempre da poi sono sempre i nostri ragazzi, e che hanno riprovato a mettersi in gioco, che si sono dati da fare in tutti i modi, chi più, chi meno, insomma in questo momento non è il momento proprio di dire altro, ma hanno lottato anche, tra virgolette, per poter arrivare a questo fine. Attuando quello che era un mio sogno, cioè la scuola aperta al territorio, che incontra non solo i figli, che l'Istituto Piria di Rosarno accoglie i figli, di quelli che sono genitori anche nostri alunni, quindi siamo entrati nelle loro case, nelle loro realtà ad accogliere i figli, a parlare con i genitori, quindi una scuola aperta alla famiglia, non solo, siamo andati anche nelle carceri e in questo ringrazio il dirigente dell'istituto penitenziario per attuare quello che è il finalismo dell'articolo 27 della Costituzione, un'opera di reinserimento sociale anche di persone che pagano il fio di errori, ma che la stessa Costituzione, a cui la stessa Costituzione riconosce dignità di reinserimento. Cioè una scuola che entra nella famiglia, negli istituti penitenziari a dire guardate che qui aleggia, governa, alberga la dignità umana. È stato presentato ieri a Polistena nel libro del noto giornalista Rai Piero Badaloni dal titolo In nome di Dio e della Patria. Hanno fatto gli onori di casa il presidente dell'associazione culturale Girolamo Marafioti, dottor Piero Cullari, e il sindaco del comune di Polistena, dottor Michele Tripodi. Il servizio. È stato presentato a Polistena su iniziativa dell'associazione culturale Girolamo Marafioti il libro di Piero Badaloni In nome di Dio e della Patria. Presente il presidente dell'associazione Marafioti Piero Cullari, il sindaco di Polistena Michele Tripodi e l'autore nonché giornalista televisivo Rai Piero Badaloni. Il libro racconta la dittatura più lunga in Europa, il franchismo, che si è macchiato di crimini orrendi nei confronti dei dissidenti politici con la complicità di alcuni ordini religiosi e di medici compiacenti, strappando i figli alle madri dissidenti per consegnarli alle coppie sterili del regime. Si parla di 300.000 bambini. I crimini sono stati tirati fuori grazie al governo Zapatero con una legge del 2008, che a distanza di 40 anni poi non sono tanto diversi da quelli dei nazisti e dei fascisti. Buonasera carissime amiche ed amici, bentrovati. Come sempre tento, cerco di entrare nelle vostre case con molta semplicità, con molta umiltà, portando quello che noi dobbiamo necessariamente e continuamente fare, la cultura dà vita, la cultura ci dimostra che cosa? Che noi dobbiamo crescere assieme, stando assieme si cresce, stando assieme si portano avanti quei valori che sono la solidarietà, l'amicizia, la comprensione. Noi questa sera abbiamo uno dei personaggi, dei volti più importanti, direi uno, è entrato un mare di volte nelle vostre case, sia durante i telegiornali sia la mattina.
è un personaggio oltre ad essere un politico, perché lui non dobbiamo dimenticare che è stato presidente della Regione Lazio per 5 anni. Una parentesi, è stato 5 anni, questa sera è a Polistena. Io ho avuto modo di conoscerlo anche se brevemente, ma l'ho conosciuto telefonicamente spesso e volentieri, e ho capito una cosa, che oltre alla sua grandissima professionalità ha un abito particolare. L'abito che lui indossa, glielo dicevo anche in macchina, è l'abito dell'umiltà, è l'abito della semplicità, professionalità ed essere a disposizione degli altri per dare quello che lui sente quando scrive e cerca di essere veramente alla portata di tutti. Noi questa sera affronteremo fra poco un libro importantissimo, ne discuteremo. Ecco, io non entro in merito, vi passo subito il dottore Badaloni perché ci dica qualcosa del libro e vi saluti naturalmente. Beh, con questa presentazione manca poco che mi sono guadagnato il paradiso. Comunque ringrazio anche questa associazione con il suo portavoce, perché sono convinto anch'io che la cultura è l'humus che può unire su valori positivi una comunità, soprattutto quando questa comunità è attaccata invece da valori che non sono tali e che spingono verso un ragionamento che è fatto più con la pancia che con la testa. E qui bisogna ragionare con la testa, bisogna tenerla ben libera da tutti i tentativi di manipolazione, e questo è un po' il motivo per cui ho accettato ben volentieri l'invito, perché questo libro di cui parleremo stasera è un libro che mette in guardia sui rischi di manipolazione della memoria storica, e un popolo senza la sua memoria è perduto, perde la sua identità, ed è quello che rischiava di succedere alla Spagna dopo anni e anni e anni di dittatura franchista. Ricordiamo che il franchismo è stata la dittatura più lunga in Europa, più del fascismo, più del nazismo, e una dittatura che alla fine aveva talmente inquinato la memoria di questo paese da far apparire addirittura il dittatore come un vecchio saggio, un padre di cui fidarsi, che aveva fatto solo del bene alla sua patria, e invece non è così. Ma c'è voluto un impegno forte di un governo spagnolo dopo la conquista e la riconquista della democrazia. Parliamo del governo guidato da Zapatero nel 2008 e quindi a distanza di tanti anni dalla fine del franchismo, per riportare la memoria nel suo verso giusto, cioè per togliere tutti quei tentativi che c'erano stati fino a quel momento di inquinamento. E con questa legge sono cominciati a venire fuori i tanti cadaveri dall'armadio, come si usa dire, è venuta fuori la vera faccia di questa dittatura, ed è quello che io cerco di raccontare in questo libro, soprattutto puntando su quelli che sono stati i crimini più efferati, quelli di cui non si sapeva nulla e che danno un po' un'idea di quanto invece sia stato perverso questo lungo periodo triste della storia spagnola. Un esempio per tutti: 300.000 bambini in oltre 50 anni di dittatura franchista rubati ai loro genitori naturali solo perché si opponevano al regime franchista. Dottore, una domanda: lei per scrivere questo libro ha calpestato i luoghi, è stato lì, ha sentito, ha vissuto, come è nato poi? Ecco, sapeva naturalmente quello che era avvenuto, ma è andato appunto nei luoghi? Sì, diciamo che ho avuto la fortuna di trovarmi in Spagna come corrispondente per la RAI nell'ultimo periodo della mia vita di giornalista televisivo della RAI. È stata una fortuna quella di trovarmi lì come corrispondente nel momento in cui usciva questa legge, che è costata tantissima fatica. È stato un dibattito durissimo in Parlamento, perché l'opposizione di tanti elementi che ancora ci sono del franchismo e che vivono nella destra, una destra che è presente in Parlamento e non solo in Parlamento, ecco, nonostante questa opposizione, questa legge ce l'ha fatta ad uscire e ha consentito ai tanti familiari delle vittime di finalmente poter tirar fuori la loro rabbia e di poter esercitare finalmente il loro diritto a recuperare una dignità che era stata calpestata dal regime franchista. Ecco, in quel momento mi è
sembrato doveroso raccontare questa vicenda, non soltanto perché era importante per il popolo spagnolo, ma perché a mio giudizio era importante anche per tutti i popoli europei, perché purtroppo spesso in Europa, soprattutto in questi ultimi tempi, quello che sta succedendo è che si sta tentando sempre di più di rimettere in discussione certe verità storiche, come per esempio la Shoah, no? Lo sterminio degli ebrei. Ecco, quanti sono gli storici o pseudo storici negazionisti che arrivano a dire che la Shoah era una forma di propaganda degli americani per combattere con questo sistema il nazismo. Non è così, ovviamente. Purtroppo però questo negazionismo sta facendo presa soprattutto su molti giovani che sono ignoranti perché la scuola forse si occupa troppo poco della nostra storia recente, e questi giovani sono quelli che poi rischiano di essere, senza che magari neanche se ne accorgano, manipolati da questi storici o pseudo storici, come li chiamo io. Ringraziamo e ringrazio il dottor Badaloni, se vuole salutare i nostri telespettatori di Piana TV, grazie ancora. Grazie a voi, e speriamo che questo incontro possa aiutarci tutti insieme a riflettere sull'importanza di una memoria sana. E concludiamo con le notizie sportive. La pallavolo Franco Tigano, Palmi, ufficializza il primo colpo del mercato nero-verde per la prossima stagione di Serie B maschile. Alla corte di Polimene arriva lo schiacciatore trentenne Antonio De Paola, un giocatore che vanta un palmarès di assoluto rispetto, che fa di lui uno dei martelli più importanti di tutta la categoria. Le sue prime parole: non vedo l'ora di cominciare, sono carico e sono certo che io e i miei compagni faremo grandi cose. Vi ricordiamo che queste e altre notizie le potete trovare sul sito pianoinforma.it e sul sito cn24tv.it. L'edizione di Piana News termina qui, vi diamo appuntamento a domani e vi lasciamo con le previsioni meteo.